sportello a sua tutela. Tempi d'attesa infiniti tra il manifestarsi del bisogno all'SSN e la sua soddisfazione, con conseguenze anche tragiche. Eh sì, i tempi d'attesa per gli esami diagnostici, questo è uno degli argomenti che tratteremo con il presidente di Assotutela, Michele Maritato. Ben trovato, presidente Maritato. Sì, ben trovati a voi, buonasera a tutti gli ascoltatori. Allora, perché andiamo per gradi, perché era anche arrivato un SMS che per fortuna mi sono ricordato a memoria ieri, però sì. Ieri non siamo riusciti a collegarci con lei. Intanto diamo anche una notizia che, insomma, Michele Maritato è stato nominato dal segretario del MUI Stefano Bandecchi dirigente della Commissione Sociale dei Diritti del Cittadino del Movimento dell'Unione Italiano. Grazie. Quindi questo è un suo nuovo incarico all'interno del Movimento e oggi c'è stato, insomma, un suo primo intervento in questa veste. Però prima le chiedo di tornare sulla vicenda dell'IRPEF della Regione Lazio, sì. Quello che l'ha portato a fare una polemica, un botta risposta con Renata Polverini, che ha, diciamo, nel giro di pochi minuti risposto al suo comunicato stampa di qualche giorno fa. Prima di arrivare all'SMS dell'ascoltatore, ci ricorda un po', diciamo, come sono andate le cose tra lei e la Polverini? Voi che denuncia avevate fatto? Noi avevamo fatto una denuncia che la Presidente Renata Polverini aveva aumentato le aliquote IRPEF e aveva in pratica applicato un decreto legislativo che era stato emanato da Padoa-Schioppa per il piano di rientro regionale. E queste aliquote IRPEF sono salite e addirittura sono aumentate del 15%, in alcuni casi anche al 35%, perché l'IRPEF è un'imposta sul reddito che colpisce il tetto di reddito, ma è a scaglioni. Un esempio pratico è quello di un moglie e marito che guadagnano 1.200 euro al mese, quindi un reddito annuo di 36.000 euro, la regione prende circa 900 euro di IRPEF, di addizionale regionale sull'IRPEF di questa persona, delle buste paga, quindi una ritenuta alla fonte. Noi abbiamo fatto questa denuncia e la Presidente Polverini ha risposto che lei non ha aumentato le tasse regionali. Infatti la Presidente Polverini dovrebbe innanzitutto, prima di rispondere a certi comunicati, capire la differenza tra tassa e imposta. Noi non abbiamo parlato di tasse, abbiamo parlato di IRPEF, che è un'imposta in primis. E come secondo punto, lei non ha aumentato alcune tasse, l'ha tagliate, infatti ha chiuso gli ospedali, quindi è facile tagliare alcune tasse quando si chiudono gli ospedali, quando si va a abbattere la sanità pubblica. Però ha aumentato l'IRPEF e questo introito dell'IRPEF ha portato, senza fare polemiche, degli introiti abbastanza elevati che poi sono stati la fonte delle discussioni, delle dimissioni di questo governo regionale. Senta, Presidente, per una maggiore correttezza, sia, diciamo, rispetto alla Polverini, di informazione, vorrei leggere quello che ha scritto la Polverini in un comunicato. Prego. Il signor Maritato potrebbe farsi aiutare dall'ufficio studi della sua associazione per una lettura meno frettolosa del debito della nostra regione. Così apprenderebbe che nel periodo in cui ho governato il Lazio il debito è stato abbattuto e le super aliquote IRPEF e IRAP che aveva ereditato sono state cancellate. Poi continua il comunicato della Polverini che dice: se poi volesse definitivamente uscire dalla condizione di ignoranza in cui si trova assieme alla sua associazione, insomma non c'è andato per il sottile Maritato, gli consiglio di leggere... È stata querelata. Ok. Gli consiglio di leggere il bilancio appena approvato dal Consiglio regionale per scoprire quanto e come dal prossimo anno l'IRPEF è stata aumentata. Cioè, che significa? Già da soli si dà una risposta, questa è una delle tante risposte perché mi hanno comunicato un altro sulle tasse, su altre agenzie. Okay. Comunque, ecco, già da sola si è data una risposta perché prima dice che l'ha cancellata e poi dice che alla fine viene aumentata quanto e come dal 2014. Noi lo sappiamo che non è stata cancellata e il bilancio purtroppo della regione, la signora Polverini dovrebbe saperlo bene visto che ha fatto il governatore, non è online. Quindi questa è già una denuncia che noi potremmo fare alla regione perché è un impedito controllo, è un reato che si chiama impedito controllo, che i signori politici conoscono molto bene e stanno impedendo ai cittadini di controllare il bilancio della regione, di un'amministrazione pubblica. Quindi stanno impedendo di controllare la situazione erariale di un cittadino. Okay? Quindi questo è un reato di impedito controllo, non c'è il bilancio online sulla Regione Lazio, primo. Secondo, noi non abbiamo parlato di debito pubblico, che ha detto lei? Scusi, Allora, aspetta che la riprendo. La fretturosa. Il debito è stato abbattuto. Il debito lo abbatte, sì, ha chiuso gli ospedali.
Vabbè, quindi abbattuto questo. Sì, il debito, però noi nel comunicato non abbiamo parlato di debito, abbiamo parlato di addizionali IRPEF, dopo lei dice che le ha applicate dal 2014. Le super aliquote, lei dice le super aliquote IRPEF e IRAP ereditate sono state cancellate. Non è vero, perché non sono state cancellate assolutamente, tant'è vero che se noi prendiamo un CUD di quest'anno e andiamo a controllare nella casellina ritenute IRPEF, ci possiamo accorgere che sono maggiori circa del 30% delle aliquote IRPEF del CUD dell'anno prima. Ecco, Maritato, ma non lo dico io, No, ma Maritato, del CUD dell'anno scorso. Ok. Il CUD di quest'anno lo confronta e vede. Senta, era arrivato un SMS che le chiedeva se questo problema dell'aumento delle aliquote IRPEF, come dal vostro punto di vista, insomma, dal vostro studio proprio, era se la interrompo, Fabio, Prego. È stata anche questo è uno studio della CGIA di Mestre, perfetto. Parente autorevole, sì, è sicuramente autonomo, esatto, dei dati. No, quindi comunque questo ascoltatore che aveva insomma ascoltato questo suo intervento chiede se c'è lo stesso problema per il Comune di Roma. Allora, per il Comune di Roma, adesso rispondo sia all'associazione che al MUIE. Sì, vabbè. Allora, non è che voglio spezzare una lascia a favore del sindaco Alemanno, perché il movimento lo appoggia assolutamente, però la politica comunale ha funzionato perché Alemanno non ha applicato assolutamente l'aumento delle addizionali comunali, perché purtroppo siamo stati tutti quanti oggetto della tassazione dell'IMU che è servita per coprire quello che c'era da coprire, no? Quindi a Roma non c'è stato. Sì. E Alemanno tra i sindaci è stato quello che ha applicato ha messo l'applicazione media sul IMU, cioè noi volevamo scegliere di mettere l'applicazione minima, media e massima. Lui è stato uno dei pochissimi sindaci che ha applicato l'applicazione media per le seconde abitazioni e ha applicato l'applicazione minima per i commercianti, quindi tutte le aziende che stanno in crisi hanno pagato l'IMU sui negozi di proprietà, ma l'hanno pagato su un'aliquota minima. Questo in Italia l'hanno fatto lui e un altro sindaco, che è un sindaco, non so neanche con chi sia candidato, quindi non faccio neanche il nome, è un altro sindaco di un'altra regione, di un'altra città, di un'altra regione. Quindi si è comportato molto bene, a differenza della presidente della regione Lazio, insomma. Dal nostro punto di vista, dal mio punto di vista, da cittadino, non da coordinatore del movimento o da presidente dell'associazione. Senta, veniamo all'oggi, appunto, perché nella sua nuova veste di dirigente della Commissione Sociale dei Diritti del Cittadino del Movimento dell'Unione Italiano, lei oggi si è occupato dei tempi d'attesa per gli esami diagnostici. Insomma, nel suo comunicato c'è scritto che il sistema sanitario della Regione Lazio ha bisogno di tornare ad essere competitivo per i tempi d'attesa. Certo, questo lo dicono tutti, no, Maritato? Lei ne è conscio, che ormai i cittadini quasi non stanno più a sentire. Però, insomma, mi appello al suo pragmatismo, alla sua concretezza. Ma come si può fare? Si può fare? Insomma, stiamo parlando di sogni oppure di un qualcosa che si può realizzare? No, qualcosa che si può realizzare. Abbiamo già presentato un progetto sia alla Giunta Polverini, adesso l'abbiamo sottoscritto anche alla Giunta di Zingaretti. Noi abbiamo richiesto, ma non soltanto alla Zingaretti e alla Polverini, adesso lo faremo a livello nazionale, perché il movimento ha carattere nazionale, è esteso a carattere nazionale, quindi presenteremo in tutte le regioni la domanda di accettare tramite il sistema sanitario nazionale l'emanazione delle ricette elettroniche, in tal modo di eliminare addirittura le code agli sportelli degli ospedali, quindi il medico stesso nella sottoscrizione della ricetta può già prenotare e collegarsi al Servizio Sanitario Nazionale Recup, dove può prenotare le prestazioni, quindi già qui eviteremo uno stress in più all'utente. Si può ancora, abbiamo fatto un programma di questo, ne discuteremo politicamente, si può eliminare i tempi d'attesa, ripeto, non politicizzando i dirigenti sanitari delle ASL e degli ospedali, come diceva pure il nostro Presidente. È impossibile che questi personaggi guadagnano 150.000 euro l'anno, addirittura ci fanno fare un TAC dopo 365 giorni, no? Quindi se noi riusciamo a depoliticizzare la sanità, sicuramente riusciremo anche ad avere i tempi d'attesa minori. Il problema grosso nel Lazio, parlo per il Lazio perché è un'entità che conosco molto bene, è che noi abbiamo 6 milioni di prestazioni mensili, 2 milioni di queste prestazioni sono riservate alle urgenze, 3 milioni vengono prenotate e 1 milione sparisce perché è a servizio della politica. Questo lo dico, me ne assumo responsabilità, sono 1 milione di prestazioni che spariscono perché non si sa che fine fanno e vengono poi rimborsate dagli enti e dalla regione e vengono fatte prestazioni a personaggi che non sono passati tramite la prenotazione del Servizio Sanitario Nazionale.
Un'altra cosa molto importante, quindi la trasparenza e la chiarezza, un'altra cosa molto importante che noi abbiamo nella Regione Lazio è il servizio Recup, l'80-33-33, che va potenziato e che va allargato nel raggio della prenotazione, quindi il convenzionamento delle cliniche private e delle cliniche parapubbliche all'interno di questo servizio, in tal modo che noi quando andiamo a prenotare una visita non prenotiamo soltanto i 10-15 ospedali più grandi di Roma, Policlinico, San Camillo e quant'altro, ma andiamo a prenotare anche quell'ospedale piccolino che ha magari 150 posti letto, che si trova nella periferia romana e che nessuno conosce, che invece può offrire le sue prestazioni e può diminuire il tempo d'attesa. Tempi d'attesa, questa è una cosa che funziona. Sì. No, prego, Maritato, prego. Ah, ok. Sicuramente questa è una cosa che funziona e è sicuramente un'altra cosa che dovremmo sicuramente cavalcare come onda è quella dell'applicazione all'interno degli studi medici, dei medici di famiglia, di alcune prestazioni di livello locale, i piccoli pronti soccorsi, i codici bianchi, i codici verdi, sì, che possono essere trattati anche all'interno dei medici di famiglia. Questo sicuramente alleverebbe ancora di più le liste d'attesa, sia per le prestazioni meno urgenti che quelle più urgenti. E l'educazione, dovremmo lavorare molto sull'informazione per l'educazione del paziente, che quando non va a fare una visita disdice, in maniera che chi sta in attesa usufruisca di quel posto, perché molto spesso noi siamo quelli che diciamo ma ci vogliono 300 giorni, prenotiamo, poi ce ne dimentichiamo e non andiamo a quell'appuntamento, signori miei, è perso. E quindi è perso per me, è perso per un'altra persona che ha bisogno, che magari oggi è troppo. Certo, ricordiamo. Quindi la nostra educazione deve essere il primo fondamento sul quale possiamo partire per andare a fare una lotta contro le regioni e contro la sanità politicizzata. Allora, ricordiamo che per esempio al San Camillo i tempi registrati sono di 160 giorni di attesa per una gastroscopia, 215 giorni per una visita ortopedica, 270 per un elettrocardiogramma. Per le stesse analisi presso un poliambulatorio privato a pagamento, i tempi di attesa diventano al massimo 3 giorni, con costi non sempre superiori ai costi dei ticket. Quindi pensate a che punto siamo arrivati, insomma, con questa equiparazione pubblico privato. Se posso aggiungere privato ancora una cosa, sì, visto che lei ha toccato il tasto dei privati, sì, la presidente Renata, l'ex presidente Renata Polverini ha aggiunto ancora sulle ricette sanitarie nazionali, ha aggiunto un'applicazione in più di 10 euro a ricetta. Quindi voglio dire, invece di smetti di comunicare, li smettiamo con i numeri. Non va bene, i numeri adesso, i numeri alla mano e tutto quello che ha fatto alla mano. Poi dopo votiamo. Non si faccia venire l'ossessione per la Polverini, Maritato. No, no, assolutamente. Però la Polverini è la causa del male laziale, della sanità laziale. Quindi non posso accettare che ha chiuso 360 posti. Non è un'affermazione un po' forte, questa la sua. Diciamo che comunque c'è stato un progresso nella gestione amministrativa regionale, insomma, che comunque non può essere, no, tutta imputabile. Guardi, sicuramente la gestione regionale passata e la gestione regionale passata ancora prima sono state disastrose, però diciamo che quello che ha fatto la Polverini e Francesco Storace nella sanità penso che insomma superi di gran lunga quello che ha fatto Marrazzo. E allora, questa è la sua opinione, questa è l'opinione del presidente di Assotutela, e ricordiamo che insomma da poche ore il dirigente della Commissione Sociale e Diritti del Cittadino del Movimento dell'Unione Italiano. Allora, a questo punto vi diamo veramente tutti i contatti, perché poi queste diciamo fotografie, queste denunce vengono fatte attraverso le segnalazioni dei cittadini. Il Movimento dell'Unione Italiano risponde alla mail info@muitaliano.it oppure chiamando lo 0645678361. Tra l'altro, se vi è venuta voglia di partecipare proprio all'interno di questo movimento, che come vedete insomma si basa sulla passione spontanea, potete farlo in qualsiasi momento. 0645678361, oppure avvicinatevi a uno dei camper che girerà per Roma, i camper che gireranno per Roma, e quindi potrete anche dire la vostra e chiedere informazioni su questo movimento. Poi ricordiamo Assotutela, che risponde invece a assotutela.info@gmail.com o direttamente al mio cellulare, che è 345-8353-368, oppure il sito è www.assotutela.net. www.assotutela.net, dove trovate insomma riassunti in una pagina tutti questi riferimenti. Grazie a Michelemi Maritato, buona giornata e buon lavoro. Grazie a lei.